Un presidio di dipendenti di Poste Italiane, indetto dalle organizzazioni sindacali, davanti alla sede della filiale di Largo Giulio Cesare per ribadire le difficoltà che il settore sta attraversando in provincia di Rimini, ma anche per rilanciare sulla questione delle chiusure e razionalizzazione degli uffici sul territorio nazionale entro il mese di ottobre. A livello locale ciò significa la riapertura del dialogo sul ventilato taglio di 29 dipendenti e la chiusura dei 3 uffici di San Clemente, Montecolombo e San Vito. All'indomani di un accordo importante che è stato siglato a Roma grazie alle iniziative di lotta portate avanti proprio dalla CISL, dalla CGIL sul territorio nazionale, e si sono calmati adesso i toni, cioè si era proposto da parte aziendale che cosa? Il taglio di 29 portalettere su tutto il territorio, avevano proposto la chiusura di 3 uffici nella provincia. Noi eravamo, l'iniziativa era nata proprio per protestare contro questa decisione di Poste Italiane, no? Di andare avanti con i tagli. Si sono un po' calmati gli animi, nel senso che accordo c'è stato, adesso quello che si preoccupano le categorie territoriali, quindi della provincia di Rimini, è di tenere alto che cosa? Le nostre problematiche, quindi il problema della chiusura degli uffici nel periodo estivo, quindi gli uffici postali che vengono chiusi al pomeriggio, la carenza di personale che ancora sono problemi irrisolti nel nostro territorio e le problematiche dei portalettere che si trovano ancora con delle zone che fortunatamente hanno posta sul territorio di Rimini, però sono grandi da gestire. Quindi ci auguriamo che da adesso in poi partino le trattative sia sul territorio con i sindaci e quant'altro, e qui cercheremo di aprire il dialogo, e ci auguriamo che insomma la trattativa nazionale tenga conto del territorio, del particolare, quindi delle esigenze che ogni singolo territorio a livello Italia ha.